Sul decreto IRPEF la Lega dice che sono solo le solite bugie di Renzi, perché? Beh, perché Renzi ha promesso il bonus 80 euro a una parte degli italiani, a coloro che un lavoro già l'hanno, ma si è totalmente dimenticato dei pensionati con la minima, degli incapienti, dei disoccupati, dei lavoratori autonomi a basso reddito e non dice anche coloro che hanno già alte le detrazioni e che quest'anno vanno a percepire il bonus di 80 euro, che gran parte, se non tutto, del bonus che percepiranno probabilmente lo dovranno restituire il prossimo anno quando faranno la dichiarazione dei redditi. E si è dimenticato anche delle famiglie monoreddito con più figli a carico, una grave lacuna che la Lega Nord ha denunciato. Mentre sulle scuole questo decreto che cosa prevede? Ma noi aspettavamo, dopo la promessa al suo insediamento di Renzi di 3 miliardi di investimenti, aspettavamo una cifra simile. In realtà, sempre nel decreto IRPEF, quello degli 80 euro, Renzi, consente di spendere ai comuni, ai soli comuni, 244 milioni di euro in 2 anni, il che significa per 40.000 scuole dell'infanzia, delle elementari e delle secondarie di primo grado, in 2 anni per ciascuna di esse in media solo 6.200 euro. Ci domandiamo se queste cifre sono necessarie, sono sufficienti per sistemare i problemi di messa in sicurezza, la rimozione dell'amianto o gli interventi di ristrutturazione. E paradossalmente si è dimenticato degli oltre 5.000 edifici scolastici delle scuole superiori, che fino a prova contraria, fino all'eliminazione delle province, sono ancora di competenze, di questi enti.